In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque, infatti, vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Quell'uomo non è dei nostri. Agli apostoli sembra interessare di più la difesa del gruppo che la liberazione dal male. L'istituzione sembra che venga prima della persona. Per Gesù, invece, chiunque semina amore è dei nostri. Quanti seguono Cristo, anche senza saperlo, semplicemente perché inseguono l'amore. Gesù ci insegna a godere del bene dovunque sia fatto e da chiunque sia compiuto. Si può essere di Cristo senza appartenere al gruppo dei dodici. Del resto, il regno di Dio è più grande della Chiesa. Non sono dei nostri. Questa frase che ho sentito tante volte ripetere fin da bambino mi ha sempre impressionato. L'ho sentita dai partiti politici, l'ho sentita dai gruppi, dai movimenti, l'ho sentita purtroppo anche nella comunità ecclesiale. Molto consolante è invece l'affermazione di Gesù: chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Gesù, con questo, mi sembra voglia del tutto semplificarci la vita, perché a volte noi ci sentiamo frustrati, ci sentiamo impotenti, il male ci sembra che abbia sempre la meglio, che noi non possiamo far nulla. E Gesù ci ripete semplicemente: tu porta il tuo bicchiere d'acqua. Il Vangelo di oggi termina con parole molto dure. Se la tua mano, se il tuo occhio, se il tuo piede. È un linguaggio figurato, molto incisivo, che però vuole indicare la serietà che dobbiamo avere nell'affrontare la nostra vita. Ci colpisce soprattutto la ripetizione forte dell'aggettivo tuo, come un avvertimento a non cercare sempre al di fuori di noi le cause del male. Il male è dentro di te, si annida nel tuo occhio, nella tua mano, nel tuo cuore. E la soluzione non è certo una mano tagliata, ma una mano convertita. E come si converte una mano? È molto semplice. Incominciando a donare anche solo un bicchiere d'acqua.